Nella seduta dell'Assemblea legislativa dell'Umbria di oggi si è tornati a parlare dell'inchiesta ANAS che vede l'Umbria al centro delle indagini con il coinvolgimento di Tommaso Verdini. Il consigliere regionale del Partito Democratico Tommaso Bori chiede trasparenza e chiarezza per conoscere se i membri della giunta, direttamente o tramite il loro staff, hanno avuto contatti con gli indagati in merito agli appalti al centro dell'indagine e per sapere quali risvolti avranno le indagini sui lavori in Umbria, essenziali, ricorda Bori, per il paese e per la regione. La nostra regione e questa città per interloquire con qualcuno, ora vorremmo capire con chi. In questo periodo ci siamo abituati a spettacoli aberranti, penso al sottosegretario Sgarbi che dovrebbe vigilare su i furti di opere e di beni storici e che è accusato ad oggi di essere lui ad aver organizzato il furto di un quadro, la sua contraffazione e poi l'accreditamento tramite una mostra. L'assessore regionale Enrico Melasecchi ha risposto precisando che da notizie di stampa emerge chiaramente che si tratta di appalti gestiti dagli uffici centrali di ANAS e quindi, ammesso non concesso che siano avvenute irregolarità, ha ricordato Melasecchi, respingo sdegnosamente qualsiasi allusione senza tema di essere smentito. Conosco benissimo i vertici di tutte le società di Stato che svolgono funzioni connesse con le mie deleghe, ha aggiunto l'assessore, ma non ho mai avuto contatti in merito agli appalti al centro delle indagini. Perché si tratta di appalti centralizzati, per cui non conosco neanche chi gestisce in ANAS la centrale degli appalti, non so dove si trova in ufficio appalti, non mi interessa, né mi è mai interessato andare a rimestare o tramare per favorire l'uno o l'altro.